Una mostra e un ciclo di conferenze nella Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino sull'avventura coloniale italiana. Il Consiglio regionale ospita fino al 18 marzo la mostra Imprese coloniali a cavallo della Prima Guerra Mondiale dall'Ottocento all'Africa orientale italiana, curata dal collezionista Mauro Giacomino Piovano. Noi sappiamo che per un lungo tempo si è parlato degli italiani brava gente, di una peculiarità della conquista coloniale italiana, che in realtà non inizia come una conquista militare, ma inizia con un acquisto da aventi diritto di un vasto territorio. Dopo il concetto di italiani brava gente, qualche storico ha pensato di rovesciarlo e di arricchirsi in qualche misura, probabilmente, con interpretazioni del tutto opposte e del tutto contrarie che meriterebbero di essere a loro volta rivisitate, perché c'è lo spazio per dare oggi un giudizio complessivamente più freddo, più equilibrato, più calcolato e soprattutto più aderente alla realtà dei fatti.